numero 34 il campano Davide Giuliano, su Polini, numero 85 il romagnolo Giacomo Bertozzini, su DM numero 1 Agnello Siani, su DM numero 19 Michele Magnoni, su Passini anche il romagnolo di Cattolica. Attenzione, guardate la concentrazione, al via e taglia tutta la pista Davide Giuliano. A chiudere un pochino, tagliando la pista per portarsi subito la corda, Davide Giuliano, numero 34 al comando, con numero 1 Agnello Siani, il 4 volte vincitore del terzo posto, il numero 4 Davide Lanzini, che pure in prova non aveva abilato, era soltanto ottavo ma è già in terza posizione. Grandissima grinta col numero 34 di Kevin Schwanz, Davide Giuliano tenta di imitarne le gesta, anche come spettacolarità di guida, ma attenzione perché dietro lui Agnello Siani non ha nessuna intenzione di perdere questa gara. 4 su 5, guardate come la tallona da vicino, e vedete voi se non avevo ragione io a dire che tutti dal primo all'ultimo guidano con uno stile bellissimo e con grande padronanza delle minimoto, piloti che hanno un'età compresa tra i 7 e i 9 anni ma che già sanno andare in moto in maniera veramente egregia. Numero 34, Davide Giuliano di Salerno al comando, sta tentando di allungare, tocca il cordo alla curva del bar ma riesce a mantenere l'equilibrio, una manovra piuttosto pericolosa per se stesso, la sua, che però comunque rende sul cordo, lo ecco al tornante delle luci, ginocchio a terra, spalla all'interno, gomito prestato sul fianco per potersi abbassare il più possibile all'interno della curva e mantiene il comando davanti a Agnello Siani. Pilota del motoclub Piccole Pesti, che è in seconda posizione. Primo Davide Giuliano, numero 34, secondo col numero 1 Agnello Siani, terzo col numero 4 Davide Lerantini, quarto col numero 19 Michele Magnoni. Guardate Magnoni all'attacco sul Lerantini, alla curva 21, ma Lerantini deve stare più veloce, si toccano, palla a spalla per la sfidando le luci, e Lerantini rimane al terzo posto, lui che in prova era stato soltanto il cavo. Quinta posizione Giacomo Bertozzini, numero 85. Lasciamo per un attimo perdere col commento i primi che stanno girando velocissimi e con grande convinzione, andiamo a vedere cosa accade nella lotta per il secondo posto, per il terzo posto, scusate, per il terzo posto che ora è appannaggio di Davide Lerantini. Attenzione all'attacco di Michele Magnoni, troppo largo Lerantini, si affianca Magnoni, cerca di incrociare la traiettoria. Siamo al tornante delle luci, in quinta posizione c'è il numero 85 Giacomo Bertozzini, vicinissimo ai due piloti che lo precedono. Curva Trevi, inserimento nella zona della carambola, zona riservata alle mini moto ed esclusa nel percorso dei kart. E vi ricordo che è sempre il numero 34 Davide Giuliano al comando e con largo margine sugli avversari. Devo dire di nuovo la curva 21 per la staccata con cui il piccolo Michele Magnoni tenterà il contatto. Non l'ha fatto invece questa volta, l'ha fatto nei due più precedenti. Ancora una volta però Lerantini gira molto largo alla prima curva dopo la partenza Magnoni, e quindi offre spazio all'interno a Michele Magnoni di Cattolica, che guida una Pasini e che è tuttora in quarta posizione, in pratica in seconda posizione nel gruppetto di cui vado parlando. Primo Giuliano, numero 34 sul traguardo, secondo con numero 1 Siani, al terzo posto il numero 4 Davide Lerantini, una lotta furibonda, quello che lo vede affrontarsi a Magnoni numero 19 e a Bertozzini numero 85. Magnoni tenta di sorpassare addirittura nella S delle luci, dove però il numero 85 Bertozzini lo beffa. Bertozzini numero 85 superato il numero 19 Magnoni, pilota di Cattolica, ora quinto, mentre lottava pochi istanti fa per la terza posizione. Ecco ovviamente la curva del dato, il numero 4 Lerantini del terzo, col numero 85 Bertozzini che è quarto, e col numero 19 Magnoni del quinto, solo il numero 5 Luca Olivi. E spesso vedete che qui non ci sono tutti dei doppiati, come abbiamo visto prima, qui l'uniformità di prestazione tra i vari partecipanti è veramente maggiore, al di là del fatto che il primo, che Davide Giuliano, che è Agnello Siani, al di là di questo la lotta è furibonda tra questi tre piloti capitanati da Lerantini, che lottano per il terzo posto, e questi altri due, guardate come si affrontano, il numero 53 Andrea Iannone, il numero 5 Luca Olivi, stanno lottando soltanto per la stessa posizione, è una lotta
all'ultimo centimetro di asfalto e all'ultimo cortolo. Pilota che è al comando Davide Giuliano, come dicevo in apertura, ha colto due volte il terzo posto, due volte il secondo posto, ma non ha ancora mai vinto e quindi questa può essere l'occasione più propizia per l'ultimo che sta giocando tutta la finestra per arrivare al finale di gara senza nessuni fratelli. Siamo all'incirca a metà gara, 9 giri, ecco l'attacco del numero 85 che sta finalizzando, Lerantini si difende all'esterno da curva Venturi. La montagnata delle luci, Lerantini mantiene il comando, questo tiene subito dietro. Poi del numero 19 Michele Magnoni, al terzo posto del gruppo di partita dello stesso punto, aperto al fine, l'attacco alla curva Trevi, ma stacca lungo. Il numero 4 Davide Lerantini, bravissimo, non si scompone, vedete che quando gli altri due hanno attaccato e hanno messo in corso il suo terzo posto, egli non si è minimamente mostrato, non ha fatto un errore che sia uno, ha reagito sempre allungando la frenata, allargando i gomiti quando ha visto le ruote degli avversari a fianco della sua moto. Bravissimo questo ragazzino, Davide Lerantini, ne sentiremo sicuramente parlare in futuro di lui come anche degli altri che gli sono intorno, perché anche nelle... ve lo dico dopo aver vinto per 20 anni in gare di motocicletta a tutti i livelli, questi ragazzi guidano veramente bene, guidano in maniera eccellente. La loro foto ingrandita senza riferimenti farebbe pensare, io dico anche ai piloti del mondiale per come stanno guidando, non alle minimoto. Ed attenzione ancora alla curva Venturi, sta per subire l'attacco di Lerantini, ma ancora una volta Davide Lerantini è in grado di respingerlo. Attenzione, Lerantini terzo, Bertolini quarto, Magnoni quinto, ma sono ancora vicinissimi, non si staccano minimamente, tanto per il sesto posto Andrea Iannone sta avendo la meglio su Luca Olivi. Ricordo che al comando c'è il numero 34 Davide Giuliano, che in questo momento ha finito la guardia, in seconda posizione c'è il numero 1 Agnello Fiani, anche non c'è Pettinino. Guardate che belle traiettorie che percorre Davide Lerantini, numero 19, ed ora Lerantini cade, Lerantini, peccato, generosissimo, forza, incitazione a Lerantini, viene raggiunto anche da Iannone e da Olivi, viene superato, sta perdendo, e ancora cade, coinvolge anche Luca Olivi, cade di nuovo Lerantini e coinvolge Luca Olivi, è nervosissimo, vedete che Daniele Lerantini, lo sforzo psicologico è stato enorme e quindi ne ha provato ed ha commesso questo ulteriore errore, questo secondo errore nel giro di poche centinaia di metri, questa volta alla curva Eggi. Errore che ha coinvolto anche l'incolpevole Luca Olivi, che nulla può passare per evitare il pericolo costituito dalla moto dell'avversario per l'interno. Siamo quasi a 3 giri dalla conclusione, ecco 3 giri ora che passa sul traguardo Davide Giuliano, numero 34 che è primo, con numero 1 Agnello, poi il pilota salernitano di Pagani, terzo col numero 85 il combattivo Giacomo Bertolini di Vini, che una DM, eccolo al chicane delle luci, e poi col numero 19 Michele Magnoni di Cattolica, su Casini è il pilota in quarta posizione. Come sempre, ormai sono anni che facciamo gare di minimoto qui al Minimoto Grand di Spoleto, come sempre le categorie junior sono avvincenti e divertentissime. Ricordo che anche la prossima gara sarà della categoria Junior, Junior B e Junior C unificate. 2 giri al termine in questo momento. Una grande gara che mi ha lasciato veramente senza fiato e penso abbia coinvolto altamente anche voi spettatori. E poi faremo un bel applauso a queste ragazze quando si leveranno il casco, perché veramente lo meritano. Un giro al termine per il leader, Davide Giuliano, un giro al termine anche per il numero 1, Agnello Fiani, di Lerantini che sempre potuto è però doppiato, ma non in posizione, al terzo posto c'è il pilota che passa ora sul traguardo, che è il numero 85 Giacomo Bertolini, quarto il numero 19 Michele Magnoni, che sono i due piloti che sono veramente allo stato con Lerantini quando Lerantini era in terza posizione. Ed attenzione, si conclude questa gara con l'arrivo trionfale di Davide Giuliano, guardate come punta, secondo posto, e al terzo posto col numero 85 Giacomo Bertolini, quarto il numero 19 Michele Magnoni.